Immagini che ci portano in un luogo ormai conosciuto da molti, siamo sul Lago Maggiore, più esattamente alla Veno Mombello, all'interno tra poco di quella che è la Villa Frua, un luogo di incontro, soprattutto sede della biblioteca comunale. Ci troviamo in questo luogo per assistere a uno dei tanti eventi programmati dalla Cycling Sport Promotion, la società che tra poco, più esattamente il 29 marzo, organizzerà la prova di Coppa del Mondo. Ed oggi, proprio in questo luogo, la biblioteca del comune di Laveno Mombello, la presentazione di un libro, Dalla Padella alla Bici. Gli autori sono Francesca Baccani e Roberto Peia, che sta parlando in questo momento ed illustrando alcune cose. Un libro che praticamente varia tra le ricette ed anche esperienze di viaggio ed esperienze di vita da parte di chi sta illustrando in questo momento, ma c'è anche una conoscenza ciclistica da parte dell'autrice. Perché non so se voi avete letto, sapete della storia di Alfonsina Stara quando partecipò al Giro d'Italia nel 27, se non sbaglio, scalpore, il regolamento fu poi cambiato e le donne gareggiarono poi con le donne successivamente, ma non più con gli uomini, e ho pensato a una zuppa d'ortiche. In una terra in cui ci sono formaggi e altri piatti tipici, che cosa ti senti di inventare così? A base di formaggi, dici? Non lo so, pensando a un campione come Alfredo Binda, vorace, no? Sì. Sia nella carriera che a tavola. Non c'è bisogno di inventare nulla, perché ci sono, cioè io tirerei fuori le ricette di qua del territorio. Tra l'altro oggi avrei voluto provare, so che qui ci sono dei formaggi, c'è un formaggio fresco particolarissimo di cui mi parlava Deborah, che è qui presente, che è un personaggio, se non lo conoscete dovete conoscerla, è una donna di qua che si è inventata un'attività meravigliosa preparando con le verdure e la frutta del posto delle mostarde, delle salse, dei succhi, delle creme per accompagnare le carni, i formaggi e quant'altro. È della libreria, perché cerca sempre appunto di dare rilievo a quelle che sono aziende agricole, comunque piccole realtà della ristorazione che spesso vengono appunto anche non conosciute dalla gente del territorio. Una caramello di verdura, che è una preparazione tutta mia, inventata da me, e che ha riscontrato molto, molto successo, devo dire. Roberto Peia, grande appassionato di ciclismo di un tempo, non a caso indossa la maglia dell'Eroica, ha trovato il modo di unire tante passioni, la scrittura, la cucina e la bicicletta, e lo fa in un luogo prestigioso nella città di Milano. Sì, Upcycle è il primo bike café d'Italia dove io faccio l'oste, dopo una lunga militanza nel campo del giornalismo mi sono trovato a riciclarmi, e proprio con il ciclo ho fatto ho aperto una nuova attività in cui raccontiamo le nostre ricette, anche in questo libro, Dalla Padella alla Bici, racconti e ricette per ciclisti golosi. Tanti sono quelli che vengono nel vostro locale, quindi per assaggiare, ce ne saranno tanti di più dopo che avranno letto questo libro. Sì, sono molti i nostri clienti di tutti i tipi, ovviamente sono molti ciclisti, quelli che vanno sulla bici da corsa, quelli che vanno in mountain bike, chi gioca a bike polo, ma chi semplicemente usa la bici tutti i giorni per andare a lavorare o per andare a studiare. La nostra scommessa è proprio anche quella di far parlare le varie tribù del ciclismo. Sono tantissimi giovani, il nostro locale poi è vicinissimo all'università, quindi tantissimi studenti e tantissimi stranieri. Il tam tam sulla rete è stato molto forte, e quindi siamo già conosciuti in Inghilterra, in Francia, in Olanda, nei paesi del nord, in America. È una cucina anche internazionale, abbiamo un cuoco russo, un cuoco del Bangla, un,
un aiuto cuoco senegalese, molte ricette hanno origine nordica perché noi ci ispiriamo un po' a questa atmosfera che si annusa nei locali appunto del nord Europa dove sono molto molto frequenti. E da qui è nato questo libro in collaborazione con chi di fatto si occupa nel vostro locale, che è situato in via Ampère, è giusto ricordarlo, chi si occupa della cucina? Sì, il libro è sostanzialmente scritto da Francesca Baccani, la chef di Upcycle, e io ho fatto soltanto dei racconti che fanno un po' da contorno, per restare in termine enogastronomico, al libro. È una cuoca provetta che ha anche un blog molto frequentato dove già aveva messo online le sue ricette, che sono sempre commentate anche con molto gusto, perché oltre che un'ottima cuoca ha anche un'ottima penna. E non c'è occasione migliore per presentare il vostro libro in un luogo dove abitualmente si mangia pane e bicicletta, qui all'Aveno Mombello, teatro di una delle più importanti manifestazioni ciclistiche alla femminile al mondo, la Coppa del Mondo. Sì, siamo stati invitati in questo luogo molto bello, abbiamo apprezzato questo invito. A marzo si correrà appunto una gara del Coppa del Mondo Femminile di Ciclismo e la nostra cuoca si è già inventata anche una ricetta che potrebbe essere appunto lanciata in quell'occasione, e dove spero anch'io di poter venire in bicicletta stavolta a fare un giro su queste bellissime montagne. Grazie alla Giacon, primo cittadino di Laveno Mombello. È iniziata la marcia di avvicinamento al 29 marzo, ma è un avvicinamento anche particolarmente interessante e diverso dal solito. Sì, direi che posso dire un avvicinamento godereccio, perché avvicinare la cultura e la creatività della cucina allo sport, è un connubio interessante, perché per fare sport bisogna mangiare bene, e quindi questa presentazione di un libro fatto di cibi semplici sposa veramente il messaggio che fare sport e mangiare bene è salute soprattutto. Ma non dobbiamo dimenticare che Laveno Mombello sta diventando negli anni capitale del turismo, soprattutto quello ciclistico. Sì, questa manifestazione davvero a livelli mondiali ha portato dei grandissimi risultati a Laveno in un mese, dove è un mese difficile perché il tempo non invita i turisti ad arrivare a Laveno. Dal punto di vista proprio di ricaduta economica c'è un grande risultato, nel tempo tantissime persone sono arrivate per assistere a questa manifestazione, ma soprattutto tanti ritornano, e questo è un po' il compito che le amministrazioni comunali devono fare per sollecitare e invogliare le persone a venire qua. Carlo Malugani, presidente delle Ferrovie Nord, è qui come ospite a questa particolare presentazione, ma anche parte integrante del progetto Coppa del Mondo. Non a caso proprio le Ferrovie Nord hanno un programma un po' particolare per permettere alle tante persone che vogliono raggiungere Laveno Mombello di farlo in modo piacevole e veloce. Sì, per quanto ci riguarda noi abbiamo aderito a sostenere questa manifestazione, perché comunque noi come ferrovie abbiamo contribuito allo sviluppo del territorio, quindi anche attraverso queste manifestazioni riusciamo a dare uno spunto al territorio, e noi lo raggiungiamo chiaramente con i treni del servizio regionale, arriviamo sul territorio, addirittura si possono portare le biciclette sui treni, e quindi è interessante questa manifestazione perché farà conoscere il nostro territorio, raggiungibile anche col treno. E addirittura noi come Ferrovie Nord, attraverso un bando di Regione Lombardia, quindi chiaramente sostenuto dalla Regione Lombardia, abbiamo messo a disposizione il nostro edificio all'interno delle stazioni per promuovere appunto anche il turismo. Qui a Laveno verrà realizzato un ufficio turistico all'interno della stazione, a Citiglio è stato fatto il trofeo Binda, e quindi sviluppa il territorio anche attraverso il turismo e la stazione. Bellissimo infatti la location del Museo Binda di Citiglio all'interno di uno spazio che una volta era adibito ai viaggiatori. Sì, appunto quello, il Museo Binda era noi all'interno della stazione, appunto dicevo, come il bando stazioni in comune,
le amministrazioni comunali si sono impegnate con le Ferrovie Nord appunto a presidiare le nostre stazioni attraverso diverse iniziative. A Cittiglia Museo Binda, all'interno appunto della stazione. E do la parola al giornalista che ha condotto praticamente la mattinata, Lorenzo Fanzetti, che ha grandi progetti. La libreria, che è un connubio tra libertà e libreria, nasce accanto a una bottega che quest'anno compie 80 anni, quindi della tradizione artigiana della bicicletta. E perché? Perché la bici è un fatto culturale. Essendo un fatto culturale, è giusto che venga apprezzata in tutti gli ambiti, per cui il legame tra letteratura, narrativa e bicicletta è molto stretto, così come è molto stretto il legame tra cibo e bici, perché anche il cibo è un fatto culturale. E quindi eccoci qua a Laveno, il motivo per cui siamo qua, proprio perché vogliamo valorizzare questo territorio, il territorio del Lago Maggiore, all'insegna della bici e del cibo. Mario Minervino ha capito perfettamente l'approccio che bisogna dare a questo territorio per gli eventi anche così agonistici e sta raccogliendo, secondo me, frutti molto importanti. Dopo quelli sportivi che ha già ottenuto nel tempo, quest'anno 17ª edizione del trofeo Alfredo Binda, ma occhio attento appunto, come hai detto e sottolineato, al territorio e tutte quelle cose che possono interessare la gente che magari della bicicletta non ne frega niente, ma che ama, come abbiamo fatto quest'oggi, anche i buoni sapori. Certamente, lo sport resta il cuore dell'evento, però non è più visto come una giornata che nasce e muore nel corso di 24 ore, un evento agonistico, ma in realtà è un evento che incide sul territorio nel corso di tutto l'anno e va in qualche modo a creare un ritorno anche di immagine ed economico al territorio. Abbiamo sentito che oltre alla Coppa del Mondo ci sono iniziative in bicicletta, una che ti sta particolarmente a cuore. Ah sì, sta particolarmente a cuore è la Mangia Beve Bici che facciamo a settembre, una pedalata enogastronomica tra Ispra e il sud del Lago Maggiore, e poi c'è un'altra pedalata che sarà l'8 marzo, che è la Pedala per Lei, che è legata un po' a tematiche sociali sulla condizione della donna. In occasione della festa della donna faremo questa pedalata qui in un posto bellissimo, sulla pista ciclabile che dall'Aveno conduce a Cittiglio e ritorno, un posto da valorizzare, e lo facciamo all'insegna della solidarietà quest'anno. Oggi una presentazione fuori dai canoni regolamentari, potremmo dire, ciclistici. Avete pensato soprattutto al territorio, ai sapori, ai profumi di questa terra. Sì, hai detto bene, una presentazione un po' fuori, ma non tanto fuori, perché si aggrega bene al nostro tema ambiente, prodotti locali e territorio. Si parla tanto di cibo e noi questa giornata abbiamo presentato un libro con delle ricette. Quindi siamo ci stiamo avvicinando a Expo, noi abbiamo anche il patrocinio di Expo, e quindi come non parlare di questo meraviglioso libro in una stupenda location come la Verona Bello. Siete sempre avanti con i tempi. Ma noi siamo partiti con 8 anni fa promuovendo non una giornata di ciclismo, che è solo la giornata della Coppa del Mondo, ma tanti eventi, a partire dalla sicurezza stradale, con il coinvolgimento delle scuole. Quest'anno quasi 2500 ragazzi vengono coinvolti. Adesso la presentazione culturale di questo libro, poi seguirà la pedalata l'8 marzo per la giornata della donna, fino ad arrivare alla presentazione della Coppa del Mondo del 21 e tanti tanti eventi che continueranno anche dopo, a livello giovanile, due gare, una di esordienti e una d'allievo. Quindi noi l'abbiamo sempre fatto, è stato un po' il fiore all'occhiello in questi 8 anni della nostra organizzazione. Oggi ci copiano tanti e ci fa piacere. Ci fa piacere perché vuol dire che abbiamo dato un messaggio positivo, è un messaggio che stanno raccogliendo altri organizzatori, e questo ci dà delle grandi soddisfazioni. Dalla padella alla bici a pedala in sicurezza. Questa è un'altra iniziativa della Cycling Sport Promotion, in attesa naturalmente delle giornate di gara del 29 marzo.
In questo caso siamo nella scuola, pardon, nell'auditorium della scuola media di Gavirate, dove il preside Davide Arioli dà il benvenuto ai ragazzi che stanno per partecipare a questa lezione di educazione stradale, che vedrà impegnati alcuni agenti, due per l'esattezza, l'ispettore capo Antonio Prina e l'assistente capo Massimo Bardinello della Polizia Stradale di Varese, coadiuvati naturalmente nel compito della comandante del Corpo di Polizia Locale, Lorenza Algisi. Quello che vedete è invece il vice sindaco di Gavirate, Massimo Parola, che sottolinea che i ragazzi devono assolutamente considerare questa un'altra oretta di lezione scolastica. Ma prima dell'inizio delle spiegazioni da parte dei competenti professori di giornata, ecco che ai ragazzi viene mostrata in pratica parte, o meglio la parte finale, della prova di Coppa del Mondo che si svolgerà nel nome di Alfredo Binda il 29 marzo. Questo è uno dei filmati che introduce, ma poi ce ne saranno altri molto più tecnici, proprio inerenti alla quello che è l'istruzione di giornata. Ma andiamo ora ad ascoltare in presa diretta quanto è successo. Ci si può divertire, che è la cosa che tutti voi volete fare con la bicicletta, ed essere sicuri contemporaneamente. Il casco deve essere della nostra misura e deve essere adatto alla nostra testa. Per questo bisogna ben provarlo prima di utilizzarlo. Un'altra cosa su cui vogliamo tirare la vostra attenzione: la nostra manovra in sicurezza. Prevedere le nostre. Adesso vediamo come farlo. Destra, bisogna alzare il braccio destro con un po' di anticipo per segnalare agli altri la manovra. Avete la fortuna che la scuola vi porta qua e vi fa incontrare queste situazioni. Vediamo Brumotti che si diverte con la bicicletta, però è quello che racconta meglio di tutti che sulla strada ci si può divertire, ma bisogna essere sicuri. Vediamo cosa ci racconta Brumotti. Ho iniziato a conoscere la bicicletta in generale a 3 anni, dopodiché mi sono avvicinato alla disciplina del bike trial all'età di 11 anni perché ho visto dei campioni dell'epoca che erano venuti nel mio paese per disputare una competizione e da quel giorno mi sono innamorato. Allora, il mio rapporto con questo mezzo, la bicicletta, diciamo che viviamo in simbiosi, un'estensione del mio corpo, come tanti dicono, senza di lei non saprei vivere. Prego ogni giorno per poter far sì che per altri 20 anni, 30 anni i miei piedi rimangano attaccati ai pedali. Nella mia vita penso che la bicicletta, brutto da dire, ma tolto le parentele, è al primo posto. L'utilizzo della bici, soprattutto coi piccini, è una questione fondamentale. Iniziare uno sport azzeccato e fare una passione e una professione, ok? E io ho fatto così, ho iniziato quasi per gioco, ma fin da subito sapevo che sarebbe diventato un po' il mio futuro. L'importante è scegliere sempre uno sport e farlo fino in fondo, e con testa. Il ciclismo è una disciplina, la bicicletta. Allora, i miei consigli per quanto concerne la sicurezza in strada è di fare tanta tanta attenzione. Adesso non vi dico di montarvi di specchietti sulle biciclette o di viverla con un incubo, basta stare un po' dritti e un po' furbi. 3 aggettivi che mi vengono in mente con la parola bicicletta sono innanzitutto la libertà, adrenalina, è un pazzo. Beh, per ridere vi direi prendere la bicicletta, Brumotti vi aspetta, oppure ci teniamo questa, sempre take it easy, sempre un bel controllo ci vuole, perché gli sfigati si vanno a piantare e fa male a qualcuno. Allora adesso vi stanno distribuendo la BC della BC, quello che ci siamo detti oggi, così per averlo bene memorizzato, magari lo fate vedere anche a casa se non vi hanno comprato le luci.
da Gavirate, è veramente tutto.